Diamo ora il benvenuto a Samuele Venturini, biologo e ricercatore con il quale, come avete notato, ci colleghiamo ogni settimana per degli importanti approfondimenti su natura e ambiente. Benvenuto Samuele. Buonasera a tutti e grazie. Parliamo un po' di quello che sta succedendo, dell'innalzamento del livello del mare, questa preoccupazione, ma a tuo giudizio le isole e le città costiere sono in pericolo, Samuele? Per quanto riguarda il livello del mare, contestualizziamo l'argomento, ossia ci riferiamo alla misurazione del livello medio globale e locale del mare, appunto. E sono eventi questi che accadono naturalmente, vengono misurati con appositi strumenti, mareografi e recentemente satelliti. Ma quali sono i fattori che agiscono su questo fenomeno? Ebbene, vi sono numerosi agenti, tra i quali spiccano la fusione dei ghiacci continentali, l'espansione termica. Che cosa significa? Che l'aumento naturale delle temperature può provocare un'espansione del volume dell'acqua, appunto. E poi anche lo sfruttamento delle risorse idriche, soprattutto del sottosuolo, quindi la captazione dell'acqua di falda, ma anche il confinamento delle acque nelle dighe. E poi ci sono altri fattori che possono agire anche a livello locale, per esempio gli effetti a breve termine come le mareggiate, le maree astronomiche e l'ingresso delle acque dolci nel mare. Ma vi sono anche le variazioni sterodinamiche, significano variabilità della temperatura e della salinità, che dipendono a propria volta da fattori geoastronomici come gli indici teleconnettivi e altri eventi come vulcani e la geotermia, ma anche le correnti oceaniche influiscono su questo. E infine, non ultimo, la subsidenza, cioè il movimento del terreno in verticale, ad innalzamenti ma anche abbassamenti del medesimo, dovuti a cause sia naturali, la tettonica per esempio, ma anche antropiche, l'abbiamo visto prima con lo sfruttamento delle risorse nel sottosuolo, ma anche la costruzione di megalopoli, di metropoli, il quale peso può cagionare, diciamo, un abbassamento nel tempo proprio del terreno stesso. E questo porta inevitabilmente e indirettamente a un innalzamento del livello del mare. Attenzione, non per cause climatiche in questo caso, ma per cause antropiche. Dal 1900 al 2018 circa c'è stato un aumento, e c'è tuttora in corso, del livello del mare di circa 1,5 mm per anno. È, diciamo, rallentato in questi ultimi anni ed è molto minore rispetto all'Olocene. Pensa solo che all'incirca 5-7 mila anni fa, con una quantità di CO2 molto più bassa di oggi e temperature più alte, cosa ci sta a significare questo? Che la climatologia dimostra come non vi sia una correlazione diretta tra CO2 e aumento temperatura. Ecco che in quegli anni il mare era alto rispetto ad oggi più di 2-3 metri come livello. Ma nonostante tutto, oggi abbiamo, ecco, la tecnologia. I Paesi Bassi spiccano per questo e opere idrauliche e ingegneria ambientale possono mitigare questi effetti e far sì che le società possano adattarsi a futuri innalzamenti del mare. C'è un altro fenomeno che prevede praticamente lo sprofondamento improvviso e si può verificare nei centri urbani, questo sprofondamento del terreno. Brevemente, riesci a spiegarci di cosa si tratta? Sì, ci riferiamo ai sinkholes, un termine inglese. Si tratta di, appunto, voragini che si aprono più o meno improvvisamente in molti territori. Diciamo che nel mondo sono molto diffusi questi fenomeni, ma da cosa dipendono? Dal collasso, appunto, di uno strato superficiale al di sotto del quale c'è una cavità sotterranea. Da cosa dipendono? Da fattori geologici, tipicamente i terreni calcarei, sormontate appunto da una copertura di origine alluvionale, sono quelli più favoriti per il verificarsi di questi eventi. Possono avere cause naturali ma anche antropogeniche, ossia dovute all'attività dell'uomo. Quelle naturali, per esempio, sono dovuti a fenomeni carsici, dissoluzione, piuttosto che subsidenza, piuttosto che il collasso naturale. Sono innescati anche a livello, appunto, naturale da terremoti e da abbondanti precipitazioni. Per quanto riguarda i fattori invece antropogenici, sono dovuti a cavità sotterranee già esistenti, ma anche ai sottoservizi, quindi per esempio tubature idrauliche, appunto. Anche le vibrazioni e i carichi delle città possono favorire il formarsi di tali fenomeni. Purtroppo non sono prevedibili, ma pensa che sono presenti, questi fenomeni si conoscono da tempi molto antichi.
anche dai romani e anche prima, e in Italia viene colpita soprattutto la parte dell'Appennino settentrionale, quindi Lazio, Toscana, Abruzzo e Friuli. Ecco che è importante quindi fare indagini geofisiche quantomeno per aumentare la prevenzione. Benissimo, grazie davvero come sempre Samuele Venturini, ricordo biologo e ricercatore, per queste importanti informazioni. E Grazie a voi. noi ci vediamo più tardi, adesso vediamo le previsioni del tempo.